Non ce l'ha fatta la Serp Aragona sabato nella partita contro la Rizzotti De Sagni di Catania, una cocente sconfitta avvenuta al tie-break sul campo catanese, mentre l'Armando Volley ha battuto in casa la capolista Messina per 3-1 al termine di un derby combattuto e avvincente. Le due formazioni sono divise da 3 punti, l'Aragona 9 punti, Santa Teresa Riva 6, 3 vittorie e 2 sconfitte per Capitan Moneta e compagni, 2 successi e 3 sconfitte per la squadra del coach spagnolo Antonio Menez. E la farmacia Sulzer, Armando Volley, Santa Teresa Riva dispone di un roster forte, ben assortito. Intanto si pensa già alla prossima sfida e si prepara il doppio confronto con la farmacia Schulz e l'Armando Volley di Santa Teresa Riva. Le sconfitte sono tutte brutte, questa in particolare è una partita alla quale teniamo molto. Abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo sbagliato prima di tutto l'approccio alla partita, evidentemente perché il primo set abbiamo cominciato a giocarlo da metà. E evidentemente era troppo tardi per recuperarlo. Avevamo comunque preso un buon ritmo nella seconda metà del set, si è visto poi nel secondo che abbiamo dominato. Terzo di nuovo un calo, quarto l'abbiamo vinto, il quinto sembrava che lo stessimo vincendo, poi sono state un po' di palle strane, particolari, ma il problema non è certo l'ultima palla, il problema è che la squadra deve avere una continuità di rendimento che in questo momento non ha. Si vedono dei set vinti nettamente anche sabato scorso e poi dei cali che evidentemente paghiamo carissimi. Guarda, ha un valore che sicuramente va al di là dei 2 punti in classifica. Cioè, questa è una vittoria che secondo me, se la sapremo capire e capitalizzare, è una vittoria che ci può dare tantissimo in termini di crescita e di consapevolezza, perché certamente per vincere con loro, come dicevamo prima, c'era bisogno di una grandissima prestazione da parte nostra, le ragazze l'hanno data e la partita di oggi dimostra che quando giochiamo in questa maniera qua veramente ce la possiamo giocare con tutti e che le 3 vittorie che avevamo ottenuto prima di oggi non erano frutto del caso o di altre cose. Secondo me vale molto più dei 2 punti che ci dà in classifica. Qualche piccolo dettaglio, perché onestamente, come dicevo prima ai tuoi colleghi, l'ultimo punto, non è un punto che nessuna squadra di B1 solitamente può subire, no? Ci voleva un qualcosa un evento, un tocco, un qualcosa di per risolvere questa partita, perché è stata, cioè, comunque sempre equilibratissima. Ha sorriso a noi questo episodio e siamo contenti, insomma.